Sono Gianni Rebora e da anni, da decenni, mi interesso di storia locale, di arte, dei nostri luoghi. Tutte le città antiche hanno dei momenti in cui la storia ha segnato profondamente il vissuto della gente, il vissuto architettonico, urbanistico di queste città. Per Acqui sicuramente l'età romana ha avuto un peso, il nome stesso della città, questa Acquistazelle, viene da quel momento. Nel Medioevo distinguiamo il 1000, il secolo della Rinascita, che ha lasciato due grandi e importanti monumenti romanici in Acqui: San Pietro, la Dolorata, e la Cattedrale di San Guido. Ogni città della parte alta, soprattutto del centro storico, quando lascia cadere i suoi successivi intonaci, presenta un paramento murario in mattoni che è tipico della seconda metà del Quattrocento. Sono diverse le ragioni di questo momento particolarmente felice per la città. Ci sono delle cause generali da cercarsi nel fatto che la pace di Lodi ha permesso così una tranquillità e una crescita economica per tutta l'Italia, in modo particolare per la pianura padana. Ma poi c'è anche un discorso legato ai marchesi di Monferrato, che hanno preso il potere in Acqui nel 300, ma si sono rafforzati territorialmente all'inizio del 400. E poi ci sono anche ragioni legate proprio alle famiglie di Acqui. Il 300 è stato un momento particolarmente tragico per Acqui, come per altre città, come un po' per tutto il mondo occidentale. La pestilenza di metà 300 ha ridotto ad un terzo addirittura la popolazione di allora, le guerre intestine. Acqui si risveglia con l'arrivo di nuove famiglie proprio fra fine 300 e inizio 400. Sono famiglie che arrivano dal contado e hanno origine diversa. Parlo di famiglie come i Chiabrera o i Marenco, che erano di origine nobile, ma parlo anche di famiglie come i Della Chiesa, quelli che poi faranno giungere ad Acqui il trittico, che sono invece di origine borghese, erano mercanti che acquisiscono comunque una notevole importanza quando stabiliscono dei traffici col mondo mediterraneo, soprattutto con la Spagna. L'opera sicuramente più importante lasciata dai marchesi del Monferrato è il castello e le mura che nella seconda metà del 400 si sono allargate ad occupare anche la parte bassa della città, il borgo di San Pietro. E poi le famiglie di Acqui hanno ricostruito le loro case. Sicuramente l'edificio più grande, più significativo, è quello dei Della Chiesa, appartenuto poi successivamente agli Spinola. È un edificio molto, molto grande che ha anche il pregio di aver conservato gran parte dei soffitti e cassettoni dipinti. Soffitti che sono stati dipinti in due momenti diversi. Un altro edificio ugualmente importante, anche questo caratterizzato dalla presenza di soffitti a cassettoni dipinti, è quello dei Marenco. In questo caso i soffitti ci hanno trasmesso anche lo stemma di tante tante famiglie acquesi importanti di quell'epoca che avevano dei rapporti con i Marenco e con il Vescovo, perché è il Vescovo Costantino Marenco che quasi sicuramente ha fatto dipingere questi soffitti intorno al 1483-1484, nel momento in cui era diventato Vescovo. Altre famiglie di quell'epoca hanno lasciato testimonianze architettoniche. I Chiabrera hanno lasciato un bellissimo edificio. E poi anche famiglie di importanza minore, come ad esempio i Gionferri. Si è conservato parecchio della loro casa posta in Piazzetta Verdi. Ma poi ci sono anche case di piccoli artigiani che ancora si possono vedere percorrendo le strade del centro storico acquese. Il periodo quattrocentesco però è testimoniato in maniera eclatante da un punto di vista ambientale in Piazza Duomo. In Piazza Duomo abbiamo la mole imponente del campanile che è stato ultimato nel 1478 a testimoniare appunto il Quattrocento. Abbiamo il Palazzo Vescovile che, benché ampliato, raddoppiato alla fine del Cinquecento, conserva ancora
importanti murature del 1460-1470. E poi abbiamo la canonica con il suo chiostro che è stato ultimato nel 1495 da Costantino Marenco. Il portale datato 1481, opera di Gio' Antonio Pilacorte. Bellissima è anche la lastra con San Gerolamo scolpito, che ora occupa la parte centrale dell'altar maggiore, ma che un tempo era parte della cappella di San Gerolamo della famiglia Inardi, un'altra di queste famiglie importanti di Acqui. Queste famiglie hanno lasciato anche delle opere d'arte, delle pitture, delle tavole che sono estremamente importanti. Una è quella dei Marenco, San Guido con i quattro dottori della Chiesa, voluta dal vescovo Costantino, che forse è raffigurato nel quadro stesso con le sembianze di San Guido. E poi il trittico voluto da Francesco della Chiesa e che è giunta ad Acqui proprio per fondare in Duomo una cappella dedicata alla Madonna del Monserrato.